Regolano praticamente. Ah, ah, ah. Sa. Ragazzi, intanto ciao a tutti quanti. Purtroppo Simone per il momento non va l'audio e non si sa perché. Vediamo se riparte, ma mi sa che la vedo dura. Non so come mai. È partito che si sentiva, adesso non si sente più. Intanto diteci se mi sentite bene, se mi vedete. Perché è la prima prova con StreamYard, quindi aspetto i vostri feedback. Si sente, si sente. Oh, che bella cosa! E si vede anche abbastanza bene. Potrei anche far così, vediamo se si vede ancora un po' meglio. Ci hanno messo perfino l'abat-jour per farmi un po' di luce. Oh, finalmente, vedete? Devo ringraziare queste cose anche di abbonati perché quella mano che mi danno e anche le donazioni che mi avete fatto su PayPal e via dicendo perché mi permettono, hanno permesso di fare dei video decenti su YouTube, di prendere una webcam e quindi darvi un contenuto migliore. Guarda, sono veramente contento. Ed è un grazie veramente anche a voi perché come sapete sono operaio come molti di voi, quindi si arriva fino a dove si può. E, ecco, c'era anche il nostro amico Simone, purtroppo era entrato che si sentiva benissimo, adesso vediamo se riesce a ricollegarsi. Ha aperto anche lui un canale YouTube, adesso vediamo se riusciamo. Luigi ha già vinto, ci ha già provato Luigi, grande. Ha aperto un canale YouTube, è un ragazzo giovane, pieno di passione, buca lo schermo col suo modo molto simpatico di fare, quindi ci sta tutto, insomma, ecco, che ci sia anche il vostro sostegno è una bella cosa. E dopo, più tardi, facciamo il bel giochetto dei saponi. Sono dei bei premi anche stasera, come vi avevo promesso. Quindi, due saponi, Laugar e Zingari. E dopo ho pensato di fare una cosa io, mi sembrava giusto, corretto, perché comunque mi danno veramente la mano, che sia per gli abbonati premium che base, che ci sono questo Botti, eccolo qua, se lo faccio vedere. Eccolo Simone, vediamo se lo faccio entrare. Si sente adesso? Niente, ho muto Ma non c'è. No, dai, completamente. non è possibile. È Porca una troia. roba assurda. Voi non lo sentite? No, zero. Ecco. Per gli abbonati premium e base avevo pensato al pennellino che cambia colore il manico Ah. della Botti Silver TP di montagna, ecco, Camera 1, in camera 2. regalo dopo. E anche questo ciuffettino Accettazione. sintetico se uno vuole prendersi le bitte. Ah Niente, ah vero, ah. Simone? Ah, 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 com'è Tu così? senti Mi me e io sentite? non sento te. Niente. Ah, ma voi lo sentite? Ah, 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 sa di merda. La cosa più assurda del Niente? mondo. Zero? Quindi praticamente loro ti sentono. Ah, mi sentono loro. Allora sei colpa tua, Ecco. allora. È una cosa meravigliosa. Aspetta che vediamo qua se magari provo a staccare. Cavolo, è possibile che Perché è assurdo, io ho pure cambiato dispositivo. robe da pazzi. E io praticamente adesso non sento più lui e lui invece e voi sì. Simone, è un bel casino però che io non sento te, tu e tu, vabbè, non importa. Vedremo cosa fare, dai. Allora. Ecco, se devi dire qualcosa, alza la mano e ti lascio Ah, parlare e mettiamo ok. così, ecco. E se qualcuno deve fare una Aspetta domanda a me o a che mi te, sposto. dice il nome, la metto in sovraimpressione, quindi uno di due parla e dopo ce la riascolteremo io e te, Simone, saremo i giudici che capiamo che cosa abbiamo detto. Ah Sei no, in tu realtà tu stronzo. mi senti, sono solo io che non sento te in Sì, pratica. io ti sento, io ti sento. Che caspita. Allora, vediamo se riesco a vedere. Mamma mia che nasone che c'ho.
Tremendo. Viva voce. Mamma no. Vabbè, mettetevi col cielo. Sarà bene idea. Mettiti, aspetta. Ma io col cielo, qua sono all'età della pietra io, ragazzi. C'ho praticamente la connessione internet dati ancora, perché ho un paesino con 1.000 abitanti, quindi è già tanto che sono uscito stasera. Ecco, questo sì, aspetta un attimo, amore. Ce la fai a passarmi le live su YouTube, amore? Col telefono, dovrebbe corretta, dai. Che sono un po' incasinato qua. Dai che ce la facciamo. Allora, un attimo che provo, allora provo a chiuderla qua Sì, e a entrare al computer adesso, perché adesso ci qui dal arriviamo. tablet mi è scomodo. Scusate ragazzi, che figura di merda. 'Qua. Ma ce la facciamo, ce la facciamo. Portate pazienza un secondo che ce la facciamo, Portate pazienza che ce la facciamo. Eccolo qua. Adesso Senti adesso? arrivo. Ti sento io, assurdo, ma come cazzo è possibile? Scusate. No, perché sennò veramente è una disperazione, una roba del genere. Eccolo qua. Siamo, dammi un secondo, Vai, vai. perché devo usare il telefono di mia moglie. Eccolo qua, dovremmo esserci. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Che figuraccia. Vabbè, so cose che capitano. Boh. YouTube. Allora, qui consigliano di Vediamo dov'è YouTube trasferiscimi. adesso qua. Ci sta. Eccolo qua, dai. Allora, nel frattempo, buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Chi è entrato? Quanti siamo, tra l'altro? Siamo. Ma che ne so, regà, sono 40 spettatori attuali. Non male. 40 persone a vederci che facciamo le papere Non è proprio. possibile sta roba qua. Ah, eccomi. Luigi, Posto. ci sei? Ci sei? Ci siamo. Ottimo, ottimo. Mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Sì. Solo che mi sa che stiamo un po' in differita perché se tu mi senti dalla live di YouTube ci sarà un po' di differita, però meglio di niente. Questo è per mantenersi idratati. Importante. Dai, Perché dai, che abbiamo ci bel siamo. latte. Ok. Allora. Buonasera a tutti. Buonasera Ottimo, Sergio, dai. Adesso ci buonasera siamo, ci sentiamo, Antonino. quindi anche se abbiamo un attimino di ritardo, comunque ci arriviamo, ci arriviamo. The Economist Wet Shaver. Buonasera. Salve, anzi. Salve. Allora. Oh, finalmente ci siamo.
Ecco, ah, volevo dire, non so se prima hai sentito, che volevo dire a tutti quanti che praticamente, ecco, adesso hai aperto un canale YouTube e ci tengo che le persone, insomma, ecco, ti vengano a vedere il tuo canale, quindi di come si chiama il tuo canale in modo che possano Grazie, grazie. iscriversi. Sì. Allora, il canale è Simone trattino il tonsore consapevole, che tra l'altro è un nome abbastanza, cioè l'ho deciso tipo l'ultimo giorno prima di caricare il video come chiamarlo quel canale, perché io ogni volta che devo dare un nome a qualcosa sto in crisi, però alla fine ci sta come nome, quindi cioè, mi piace. Quindi sì, il tonsore consapevole, iscrivetevi, mi raccomando, se no vi vengo a cercare a casa. E niente, questo. Anzi, grazie Jared che mi sta dando tanta di quella visibilità che veramente io non c'ho parole. Buonasera Buonasera Davide. guarda, Simone, io ti dico la verità, per me la passione è sempre stata la cosa principale di tutti, quindi vederti che ti dai da fare, sei giovane, c'hai buchi lo schermo anche col tuo modo di fare, sicuramente migliore del mio, perché io mi sono creato un bel po' di aura nera all'inizio. Però adesso piano Tu piano, buchi dai. qualcos'altro? Tu buchi qualcos'altro, mi sa. Sono un po' il personaggio scomodo. Io bene o male. Tra una cazzata e un'altra, me la cavo. Purtroppo sì, un pochettino è stato un po' così, dai, però. Allora, qui abbiamo qualche domanda. Allora, tra Fine, Stirling, Extro, quale scegliere come performance? Cominciamo alla grande. Allora, beh, come performance pura, Stirling, qualità-prezzo, no, secondo me non si batte assolutamente. Io uno su tre ne ho provati, quindi non posso parlare. Proprio Fine è talloguato, no? Sì, mi pare che è talloguato. Io Stirling ce Comunque l'ho. è di meglio di tutti e tre volendo a quel prezzo lì, però Stirling Sì, per è la carità, sua insomma, però storia. lo Stirling, cioè, sinceramente, è abbastanza una garanzia quando lo usi. Cioè, io perlomeno quando lo uso non c'ho mai problemi. Ciao Simone, ti seguo, sei Umbro vero? Ma io non so Umbro, sì, sono di Roma. Non sono Umbro. Beh, però mi fa piacere essere riconosciuto anche dal popolo umbro. Dai, mi fa piacere. Che spettacolo. Però c'ho una nonna che è umbra, eh? Attenzione, c'ho una nonna che è umbra. Guarda Simone, Sembra vedi, ti ho colpo di detto io che scena. sei proprio tu, per YouTube sei fatto apposta. Ma lo sai che, a parte che comunque ti rivelo, questa non è la mia prima esperienza, insomma, su YouTube, video, cose, ne ho fatte un po' di cose. Ma a parte quello che stavo a dire, mi sono dimenticato. Niente, vabbè, sono già un po' tra virgolette navigato, ma neanche troppo, insomma, non è che sono Galeazzi. Si vuole dire che zona sei di Roma? Poco fuori, sto a Ciampino, dove c'è sta Però l'aeroporto, dai, però ti calcola, discuti bene, sto. direi che non è la prima, ecco. Sì, per carità. Sì. No, comunque Ciampino, però calcola, sto talmente attaccato al raccordo anulare che praticamente sulla strada dove sto io, all'incrocio, mezza corsia è Ciampino e mezza corsia è De Roma. Poi comunque Ciampino è adiacente a Morena, che è un quartiere di Roma, quindi praticamente. Avete mai provato Captain Fawcett Scapicchio? No. raga, mi dispiace, io purtroppo l'ho detto. Avete mai provato Captain Facet? Scapicchio. Capicchio. Mi sa che non l'ho provato neanche io, sinceramente, però a me mi sa tanto del un po' il solito sapone duro che si fa il suo, però i miracoli, ecco, non lo so. Però siccome non mi ricordo di preciso se l'ho provato, ma mi sa di no, mi astengo. Io mi dissocio. Allora. Ecco, sai cosa? Che il Ecco, discorso questo è interessante. dell'allenamento
Il discorso delle mete è una questione molto soggettiva. Intanto bisogna provarne tante. Le feeder molto probabilmente tagliano bene, sono profonde, quindi ti danno meno problemi. Però ci sono tante lame che fanno lo stesso lavoro senza problemi. Bisogna provarle. Io, se su 190 tipi che ne ho provate, alla fine 3-4 sono quelle che mi sono tenuto, vuol dire che. Cioè, vuol dire che bisogna selezionare, ecco, però se ti trovi bene con quelle lì, niente ti toglie di continuare ad usarle. Sì. No, io Giampiero non so quante lamette hai provato, insomma, però io le Astraverdi pure io le odio. Le Feather per me sono mediocri, sinceramente, su di me non valgono quello che costano. Io pure avrò provato, penso, una 60. Le lamette penso sono le cose che ho provato più di tutte, ma penso un po' come tutti noi. Una sessantina di lamette penso che le ho provate e sono rimasto a utilizzarne tre. Super Iridium, Rapira Swedish e come si Ed è chiama l'altra? Le Nacha. importante. Basta, cioè 3 su 50, 60 è poco, quindi devi provare, 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 provare. Un consiglio che io do magari. Magari un consiglio che io do è quello di vedi tutte le lamette che usano per la maggiore le persone, che alla fine. Gira e rigira sono 10-15 tipi proprio che vedi sempre molto spesso e prova prima quelle. Ecco, perché se no ti vai a perdere magari marchi che non si sa neanche bene dove vanno e cosa fanno. Stiletto 085 o Game Changer 084. Allora, secondo me attualmente parliamo di rasatura e Game Changer 084 forse c'è una marcia in più, proprio perché la lamette è più stabile. Invece lo stiletto 085, come ho detto nel video, se facessero il cap che copre un po' più la lama, altrimenti su certe lamette può dare la sensazione di vibrazione, purtroppo. Questa è la mia sensazione. Sì, poi penso dipende pure da quanto la lametta sia rigida e da quanto, perché se un rasoio comunque espone tanto e la lametta che usi è, diciamo, più flessibile, più morbida rispetto ad altre, probabilmente la vibrazione aumenta anche. Insomma, sono tanti fattori. Sì, quello può andare solo Allora. a peggiorare, difatti mettere le CAI sullo stiletto lì è una roba tremenda perché espongono ancora di più e lì proprio è un massacro. Un Sì. parere su Messner Tremonia, secondo me sono degli ottimi, ottimi saponi. Sia le creme che i saponi duri alla fine sono una garanzia, solo le profumazioni. Profumazioni certe sono molto estreme, quindi bisogna trovare veramente quelle adatte a voi, perché non sono facili. Sì, probabilmente uno dei prossimi che andrò a provare, anche perché in uno dei negozi in cui mi rifornisco ce l'hanno, in zona, insomma, a Roma, non mi ricordo bene in che zona, però mi hanno incuriosito, insomma. Il Focus Trick Troc io non l'ho provato. È rasero con lupo, è un gran bel rasoio. Sia il 58 mi hanno detto che è ottimo, non l'ho provato. Ho provato il 72, il 95, il 72 è una bella mannaia. Secondo me il 58 è quello che usi più per tutti i giorni. Il 72 con qualche giorno di barba, il 95 per veri temerari. Però il Focus non l'ho provato, prima o dopo magari lo proverò, quindi non mi posso dire nulla. Metti in evidenza la domanda di Stefano Marra, che è interessante come domanda. Ci piace. Scusate ragazzi la differita, ma purtroppo l'unico modo in cui possiamo sentirci in questo momento, quindi. Comunque, uno solo, sapone, rasoio, pennello, Parti di uno solo cosa? rasoio. Facciamo una classifica, un rasoio, un pennello e un sapone che compreresti al Black Friday. Qui abbiamo uno di tutti. Io Pantarei o A e B, te ne dico due perché per me sono i top attualmente, al di là del Black Friday comunque, però vabbè, Pantarei come rasoio adesso
mi ha stupito veramente tanto il Green Cult, che adesso c'è anche il 10% di sconto già attivo sul sito con piastra 0,45 la fine del mondo, se no lo stiletto titanio da 0,50 lì, 0,55, 0,50. Io farei questi due. Molto bene. Sì, uno di tutti, infatti. Io, boh, la mia classifica sarebbe molto, molto ristretta, perché tra le poche cose che ho provato non è che te posso dire chissà che. Pantarei ne ho provati e, cioè, ti posso dire che sono praticamente i migliori saponi che ho provato. Sono tanta roba, ma proprio da profumazione, da come funzionano, meccanica, sono incredibili. Io mi sono follemente innamorato di Paradigma. Appena c'ho, insomma, appena posso, appena torna in stock da qualche parte, lo faccio mio. Come sapone duro, medio Martin de Candre o Varesino, difetti e pregi di entrambi, probabilmente Varesino è un po' più moderno, quindi montano più o meno tutti e due bene, Martin de Candre è ancora più concentrato, quindi secondo me come montaggio rende un pochettino di più, però Varesino ha l'emollienza, il post rasatura che gli manca a Martin de Candre, diciamo che come saponi duri sono in assoluto il top a livello mondiale oggi, diciamo, ecco, anche come classicità, come durata, un po' come tutto, perché vabbè, c'è anche pure gli Skyful, anche Tallovati canadesi, saponi duri che sono delle bombe atomiche, quindi non è che ci siano solo questi due marchi, però che li vuoi dire a due marchi così. Ecco, forse anche Mesna Tremonia tra i saponi duri ce li metterei dentro molto, molto volentieri, perché se la giocano, ma alla grande, forse sono anche i più performanti tra i due. Allora, ha fatto la scorta 15 confezioni, sì, grande. Sono Questa ottime differita superiori. purtroppo non si è. Ah, oggi anche Fabio Rosoli ha provato le Sebino Croc Sharp Page, sono eccezionali, anche secondo me sono le mete veramente fantastiche. Io provo una volta sola la Sharp Page. E non me la ricordo bene, perché probabilmente non mi ha soddisfatto appieno. Invece una lametta che ho riprovato ultimamente è stata la Kai, che io ci ho dovuto provare 3-4 pacchetti dei Kai, sempre scorticato in un modo o nell'altro. L'ultima volta l'ho provata qua, sull'Impero, che non ce l'avevo mai vista. Me ne ero tenuta una apposta da provare sull'Impero. Oh, una delle migliori sbarbate, veramente alla grande. Come sapone vegetale, cosa mi consigliereste? Io ho detto, secondo me, i due marchi top attualmente, che sono anche italiani, quindi bisogna provare sia uno che l'altro e dopo decidi tu quali sono i migliori. Si tratta di gusto delle profumazioni, ma secondo me siamo al top oggi. Pantarei e Ebi. Sì, A e B non l'ho ancora provato, però Pantarei sicuramente è da provare. Tra quelli che ho provato io, ti posso dire che per una strana coincidenza, tra tutti i saponi che ho, Te lo manderò da provare, Ebi. l'80% sono grande, grande, grazie. La maggior parte dei saponi che ho sono vegetali, ma per pura coincidenza, perché ogni volta che vado a comprare qualcosa, alla fine finisce sempre che è vegetale. E tra quelli migliori che ho provato, i Gronliga, quelli vecchia formula, sono tanta, 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 tanta roba, ma veramente tanta roba. Cioè, specialmente per considerando quei 20 euro che costano, io ogni volta che uso quel sapone mi fa una Ah, crema in fantastici, faccia, ma fantastici. densa, che prende tanta di quell'acqua, che tu non dici, cazzo, questo non è un vegetale, e invece è vegetale e funziona proprio bene, bene, bene. Poi, se vuoi, diciamo, risparmiare, anche se in realtà sono un po' aumentati di prezzo. Se vai sul sito ufficiale, purtroppo da agosto sono aumentati di prezzo. Ci stanno i TBS che sono bellini. Ho provato entrambe le formule, non me le ricordo bene perché le ho usate una volta per uno. Però mi pare che la formula, quella vecchia, sempre mi ha dato un qualcosina in più, perlomeno un pochino più semplice da montare. Poi come resa siamo lì, però è un pochino più semplice da montare. Quelli nuovi sono un po' collosi, mi ricordano un po'.
i Phoenix Artisan, ce n'ho anche un Phoenix Artisan, e tutti i Gidal. Allora E su. i Phoenix sono tanta roba pure quelli, però costano, costicchiano. Basta quanto chiacchierò. Allora, super paradigma, qua vedo sono tutti d'accordo, infatti anche profumazione allucinante. Green Cat non so quando ti arriverà, perché a me mi sembra una settimana più o meno arrivarmi, ma potrebbe arrivare anche prima, adesso che stanno spedendo abbastanza velocemente, penso che non ti ci voglia tanto. Allora, è migliore il Green Cat rispetto a un Rock on 316. Allora, dipende molto dal gap che prendi, quindi è veramente difficile darti una risposta. Sono due tre tagli diversi, secondo me, uno dall'altro, cioè sono proprio tre dimensioni diverse. Io, per me, il mio preferito, proprio anche come emozione di taglio, è il 316. Subito subito dopo mi metto la piastra base del Green Cat, ma proprio perché mi godo anche sbarbate giornaliere. Già la 100, la 0,65 per me è leggermente più al limite. E in Rocca purtroppo io non sono mai riuscito a trovarci la quadra, perché non mi fa sentire proprio niente sulla lametta. A me sta cosa qua purtroppo mi ha sempre bloccato. È bello, però anche è proprio bello, bello, bello. Un bel rasoio. Esteticamente. Poi non lo provo. Sul Muramasa ti rimando il video che ho fatto. Guarda sul canale che trovi il Muramasa, che secondo me è il re di regolabili, perché è l'unico che ha un senso di esistere, perché ogni regolazione è come se tu avessi veramente un rasoio uno diverso dall'altro. Però dopo gira e rigira ti ritrovi a usare sempre massimo due regolazioni, cioè usi 4 o 5 in quasi tutti, bene o male trovi quello adatto al tuo viso, e fatta la prima passata dopo conta l'obliquo e il contropelo, quindi alla fine usi sempre la stessa regolazione. Non so quanto possa essere valido. Io l'unico regolabile che ho provato è stato il Progress 500, ma Stando nonostante mai l'abbia provato provato, per mi un anno di dispiace, fila, però Green Card ottimo. lo stand è bellino. Mamma mia, ragazzi, che differita. Allora, io li ho provati, sì, però devo darci un'altra prova. Ma probabilmente sia come profumazioni che come resa, secondo me, forse sono un passettino in più di Ariana Evans, secondo Ispirano. me. Le proverò tutte le piastre, a costo di falciarmi, ma le proverò tutte anche solo per amore del video, ecco. Vogliamo vedere un po' di sangue, sì. Ciao carissimo, non hai neanche sentito, stasera ci ho dato alla grande. mi piacciono a me queste cose, lo sai. Ma che è? Perché puzzi di ascella? Cosa mi sono perso? Ok. Per me NC3 sintetico, quello che ho provato per adesso, ne ho provati due o tre, è il Captain 2 Io l'unico body provato è stato il Silver Tip di Alta Montagna e è tanta roba. Però Band. Non lo so. se dovessi dirvi, direi c'è cioè solo se lo usate non sempre o solo se vi piace proprio i pennelli che sono morbidi, morbidi, perché quello cioè non c'ha un minimo di backbone, è proprio tu te lo metti in faccia e quello si schiaccia tutto. Quindi al massimo quello fate ribassare un pochettino, però ecco, se cercate chiaramente un pennello rigido non è quello, non è Allora, quello che vi serve. Sì, i Phoenix costano, sì, per carità, vabbè, sono Zenith 141 Artisan comunque, sono cioè uno ottimi Stirling saponi, dalle c'è. ottime prestazioni. Il problema è che secondo me un sapone. Ci sta a differire, vai, vai, continua tu, continua tu.
Ecco, allora sto dicendo che i Fenix, secondo me, sono degli ottimi saponi perché hanno ottime prestazioni, sono anche buone profumazioni, però io penso che un sapone, per essere veramente ottimo, debba essere equilibrato. Quindi se un sapone lo carichi di un quintale di diburri per fargli avere protezione e tutto, e dopo ci vuole 3 giorni per montarlo e devi dosare, che se metti 0,5 grammo di sapone in più non scorre più il rasoio qua e là, cioè secondo me si può arrivare ad avere un ottimo vegetale, vedi Ebi, vedi Pantarei, via dicendo, senza esagerare. Quindi sono ottimi, ma c'è molto più di quello che serve secondo me, ecco, e non è un bene per forza. Preferisco un sapone, sì, diciamo che sono saponi abbastanza da diventare matto, sono un po' sgravati come saponi. bisogna stemperarli con, bisogna prelevarne poco e metterci un botto di acqua, così funzionano. Se ne prendi un pochino di più, io la prima volta che ho provato a montarli ne ho tirato su mezzo quintale, non si montava, rimaneva la colla vinilica in faccia, dovevo buttarlo. Allora, cosa non ti ha convinto dei pennelli di Goodfellas? In realtà niente, cioè nel senso costano 16-17 euro, non sono male, però per me i ciuffi sono quelli della Yaki, quindi sono dei ciuffi semplici e che non mi hanno stupito. Un Boti NC3 se lo mangia andare a venire, secondo il mio parere, però dopo su gusti io ci mancherebbe. Timeless penso sia un ottimo rasoio, veramente ottimo, è molto molto è dolce, profondo, non è, però non è di mio gusto perché non ti dà feedback in viso, cioè proprio la lama non la senti, curva tantissimo, però con mano leggera il 0,68 neutro è qualcosa di spettacolare, è un rasoio eccezionale, anche 0,95 è gestibile, usabile. Però non mi dà gusto nell'utilizzo, ecco, però è ottimo. C'è chi non vuole sentire la lama, va una rasatura perfetta, è anche un rasoio definitivo. Grazie Fabio, troppo gentile. Fa piacere, insomma, ecco che alla fine. Dai, dai, mettiamo. Fa piacere. Questa qua di più. Mi sa questa cosa Allora, cosa pensate del Perflexi? Perflexi, ci ho fatto un video e secondo me qualità-prezzo è il regolabile migliore subito dopo il Muramasa, quindi è un bel regolabile. Ciao Andrea, carissimo. Buonasera Andrea, buonasera. Non lo conosco. Andiamo un po' avanti. Forse con Mary intendeva Marchese. Ecco qua, lascio a te, che sei l'esperto del Mercure Progress 500. Esperto, diciamo sì, l'ho utilizzato per un anno di fila, quindi sì, posso ritenere di conoscerlo abbastanza per quanto mi riguarda. E diciamo che i primi tempi mi ci sono trovato bene, cioè non lo nascondo, ero molto contento. Poi andando più avanti, quando insomma ho cominciato ad affinare di più la tecnica, a cercare una certa profondità in più, non è riuscito a darmela. Innanzitutto perché comunque la testa molto grande mi dava fastidio, scomoda sotto al baffo, non mi ci sono trovato bene. E per me è un rasoio che ti compri se vuoi il comfort, perché è un rasoio molto confortevole. Quando tu te lo metti in faccia, lo utilizzi, va tranquillo. Ma se parti col presupposto che devi spingere, che arriva il BBS, fatti altro per me. Allora, io ti dico la mia su DSE. Secondo me sono come, grazie Massimiliano Mancini, troppo buono. Secondo me sono come dire mano libera quasi, soprattutto Artist Club o Lame Gemme, che quelli sarebbero i veri SE. Quindi come dire mano libera, come dire rasoio di sicurezza, come dire sciavette. Cioè, sono una categoria di rasoi
che devono veramente piacere. A me non mi hanno mai colpito. Hai visto, ho provato anche le lame gem, ho provato le Astris Club, ho provato tutto. Se li studi bene, riescono a darti probabilmente la rasatura più vicino al mano libera, sempre usando un DE. Però a me, ragazzi, a me piace il mio DE, mi piace usare tutti e due dei parti, cioè a me piace proprio la lametta classica, quindi non vado, li provo, me li godo, perché anche il Blackland che ho provato, Sabre, livello 2, fantastico, un rasoio, un taglio micidiale, proprio meglio anche del mano libera, secondo me, però non mi dà gioia nell'usarlo e quindi lo provo, me lo gusto e finisce lì. Ecco, il nuovo rasoio di Gulfeda, secondo me, è tanta roba. Adesso vediamo però, perché ha detto che lo vogliono ricoprire al cromo duro, quindi vedremo il risultato finale come sarà. Però se lo fanno uscire a 90 euro e rimane quello che ho usato io, mangerai i bigoli in testa a Lenson e anche a qualche altro rasoio tipo Blackland Blackbird o lo Yates o il Winning Razor, veramente tanta roba. Il cromoduro è lo stesso rivestimento che hanno comunque Impero, Italico, eccetera. Mi dovrebbe arrivare qualcosa in questi giorni qua, quindi appena mi arriva lo proviamo. La differita mi mette a disagio. Allora, Tatara Masamune è un ottimo rasoio, però secondo me gli manca qualcosina in più, cioè usi la Feather, usi una Super Iridium, ti fai anche una bella barba, però gli manca quel qualcosina in più che ad esempio ha il Green Cult 0,45 o ha lo stiletto in alluminio o ha lo stiletto titanio da 0,5, gli manca quel qualcosina in più per arrivare a essere una bomba. Se avessero fatto anche un'esposizione neutra, per dire, o leggermente positiva, avrebbero fatto il rasoio della vita. Purtroppo, ragazzi, qui il 98% dei prodotti che chiedete non l'ho provati, quindi è inutile che chiedete al plurale, chiedete agli Ared. Vabbè, dai, oh, loro ci provano dopo se qualcosa è provato come sì. Se no... No, beh, comunque, piano piano ci arriviamo. Per adesso no. Allora, ho avuto un paio di feedback da un paio di persone che non mi hanno detto di tutto sto miracolo, ok? Però, siccome non l'ho provato io, non voglio giudicare un rasoio per chiacchiere di collezionisti o di chi l'ha provato qua e là. Ecco, lo vorrei provare dopo dir la mia, però... Non è che mi attiri per ora così tanto andare a provarlo. Se mi capita che uno me lo presta, lo provo volentieri, però andare a comprarlo sinceramente no. Sì. Ciao Uncino 74, che te ne stai andando? Ti vedo. Ciao Uncino, grazie a te che ci hai fatto compagnia. Fantastico, ho un gran rasoio. Non è facilissimo, almeno c'è chi si è trovato subito, è meglio per lui, però secondo me non ha cioè non è che il neofita prende quel rasoio e parte così, secondo me. È un rasoio che va trovato l'angolo, ha un'esposizione leggermente positiva e si sente, però se c'hai un po' di manualità è un rasoio, per essere in alluminio probabilmente è il miglior rasoio in alluminio che ci sia attualmente in commercio, secondo me. Io non l'ho provato in faccia, ma l'ho impugnato, insomma, ho avuto modo di vederlo dal vivo, oltre ad essere molto bello, però cioè, è proprio tanto leggero, sembra fatto di carta. Io quella volta che l'ho preso in mano, che detta così è bruttissimo, vabbè, era proprio, sembrava che mi si potesse quasi spezzare in mano per quanto è leggero. Poi chiaramente sono impressioni, insomma, è che non sono abituato. Allora, io ne ho usati un po', ne ho avuti un paio, ne ho usati un po' quando sono andato lì da Goodfellas. Ti dirò, sono profumazioni, alcune sono anche abbastanza carine, però nessuna che mi abbia preso il cuore, ti dico la verità. Non le ho proprio usate tutte, ne ho usate due o tre così. Quello con la pipa era abbastanza caruccia, però secondo me qualcosa si sono persi per strada arrivando qua. Però è un'idea mia, magari mi sbaglio.
Sì, sono d'accordo. Io ne ho annusati parecchi quest'estate quando sono andato a trovare Preferisci ora? Allora, i ragazzi secondo dell'Ali me di sono due Scozia, cose però c'erano tutti totalmente degli diverse, strani. cioè. Ci siamo sovrapposti un attimo. Vado. Vai, vai. Allora, secondo me Razor Fat Boy è un rasoio per l'emozione, ok? È un rasoio che non consiglierei mai a qualcuno perché è meglio di qualcos'altro. Ci sono tantissimi rasoi meglio in tutti i sensi, però è un rasoio che nel taglio emoziona, dà paura. E quindi chi c'ha tanta in collezione e vuole un rasoio che faccia venire la pelle d'oca, Razoran Flat Boy eccezionale. Se ti devo consigliare un rasoio, Green Cult, come taglio, come utilizzo e tutto, per me. Se ti piace i rasoi leggeri, non c'è niente di meglio, altrimenti io opterei per quello in titanio, magari col Black Friday a 35% di sconto, il 0,50 è un bel rasoio. Bello, bello. Se vieni sul gruppo Passione Rasatura, lo abbiamo attivato oggi, un sconto esclusivo per il marchese che non ha nessuno. Sì, sono due cose molto diverse in qualsiasi tipo di gap, perché lo stiletto in alluminio ha un'esposizione positiva ma un gap basso. Invece il gap basso di quello in titanio ha un'esposizione negativa e più vai su più diventa positiva, quindi proprio la sensazione di taglio è molto diversa, quindi non c'è un'analogia. No, mi dispiace. Qua dipende molto da te. Se cerchi un rasoio con le marce automatiche, ti dico Enzo, perché cioè, fa tutto lui alle marce automatiche. Se cerchi un rasoio sì dolce, ma che devi gestire tu, che ti dia un'emozione di taglio, di sensazione, tutto, stiletto. Elvis, carissimo, Grande ciao. Elvisone. Ciao Angelo, buonanotte, Ciao, buon ciao. lavoro per domani. Tra un po' Buon lavoro. facciamo il giochino e dopo vi saluto anch'io perché sono abbastanza KO. Ne abbiamo parlato prima. Ne abbiamo parlato poco fa. Questa secondo Questo me è più una cosa succede perché psicologica. rasoi molto leggeri, quando cominci a prendere mano e soprattutto quando cominci a usare saponi molto protettivi, tu non senti più la lama. Vuoi avere il risultato, quindi cominci a spingere, 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 e allora lì è arrivato il momento che hai bisogno di andare oltre un italico, un rasoio insomma più efficace. Simone, la fai tu una Secondo domanda sul sito di Anticatura? me faccio io, vai. Allora, vediamo. Se Allora, me lo dici intanto via, me lo preparate andiamo. tutti quanti aperta la pagina del sito di Anticatura. Faccelo vedere, Jared, facci vedere i saponi. Allora mi pare che era lo zingari, vero? Non era il Quindi Dogonat Lauger. abbiamo zingari, coconut, ananas, pineapple, peach, pesca e dopo abbiamo il laugar Huldrein. Drink. Ma la posso fare una domanda stronza? E chi vince si paga solo la spedizione e saranno suoi.
Allora, intanto rispondiamo qua finché la gente va nel sito. Io ho il set Eology alla birra e non l'ho ancora provato, quindi appena lo provo ve lo dirò. Ma io li ho sempre, anzi, io molte volte ho comprato sul mercatino, quindi ti dico vai veramente tranquillo sulla roba usata, nel senso magari prendi, se c'hai un pennellino vecchio, ci fai un montaggio così o sciacqui un po' la superficie e basta, l'after è a posto. Io molte volte ho comprato al mercatino anche per provare un marchio, trovi un buon prezzo, provi il marchio, dopo se ti piace magari ti prendi un set con la profumazione che ti interessa, quindi è una bella cosa avere questa possibilità. Allora, il gioco consiste che adesso Simone vi farà una domanda dal sito di Anticatura, ok? Quindi dovete andare tutti sul sito di Anticatura. Non so, magari vi chiederà il prezzo di un rasoio, di un sapone, di qualcosa. Vi farà una domanda sul sito, quindi voi dovrete essere sul sito. Il primo che darà la risposta mi scrive su Messenger, si paga la spedizione e si porta a casa questi due saponi. Ce l'ho la domanda. Quando volete, io sono pronto. Allora, diciamo, dai, direi che siete pronti, dai, ditemi se siete pronti, scrivetemi sotto se siete pronti. Qua possono partecipare tutti. Invece dopo facciamo il giochino per gli abbonati. Dai, ci siamo. Allora, 3, 2, 1. Signore e signori, voglio sapere che cosa significa Hulderheim. Hulderheim. Non so come cacchio si dice. Hulderheim. Credo Hulderheim. Vediamo chi ci arriva per primo. Google traduttore. Sta scritto pure. C'è scritto sul sito di Anticatura. È facile. Hai messa difficile sto giro, parole. vabbè, ho capito. Minchia, 40 euro dei saponi se li devono pure guadagnare, no? Beh, è vero che quello. No, non è la patria. Non è la patria. Enrico Montesini è scemo. Gatto in umido. Esatto, è quella giusta. È gatto in umido. Ok, Marco Huldra. No, la ninfa è Huldra. La casa. Oh. Ma forse non sanno come c'è scritto. Huldra. Casa di Huldra. Eccola, Andri Marrows. Sentite? Ehi. Ma hai indovinato? Hanno indovinato qualcuno? Sì. Andri Marrows, ci è arrivato per primo. Era un po' stronza. Eccolo qua. Ecco, allora... ce l'hai messa proprio difficile e dura. Dai, va bene. Però bello, dai, va bene così. Andri Marrows, mi scrivi su Messenger, Facebook... ti porti a casa i saponi da Anticatura. Grande Andri.
Allora, volevo un attimo, prima di fare quella per gli abbonati, dopo ci salutiamo. Ci aveva chiesto Luigi Fada qual è il prodotto low budget che preferite. Per me il tabac vegetale in tubo, ma proprio perché mi emoziona la profumazione, mi fa impazzire l'odore quando lo uso, quindi per me è quello. Io ti dico palmolive verdi in onore di Guido Sarno. Grandissimo. Dipende di cosa stai parlando. Campioncini di cosa, ma sarà difficile su certi marchi, secondo me. Forse profumazioni, ma sui saponi sarà difficile. Allora, facciamo il gioco per gli abbonati. Siete pronti, abbonati? Gira la ruota. Che domanda gli farai? Cosa farai? Ah, Ma io di cosa nuovo, facciamo? io? No, fagliela tua sto giro, dai. Sono stato troppo cattivo. Male qualcosa che riguarda me. Se ho provato, boh, non so, boh, no, non lo so, non mi viene in mente niente Vogliamo? adesso. Vai, provate a indovinare quanto pesa Jared, regà. Ma vogliamo il peso proprio chili e etti precisi? No, sto scherzando. Dai, primo che indovina quanto peso adesso. Dai, vai, vai. No, solo per gli abbonati però, eh. Gli abbonati possono giocare in questo caso, si portano a casa il Botti Silver Tip di montagna e il ciuffetto qua. Stasera mi sento proprio professore bastardo. Sarà che domani c'ho gli esami? Fate conto tondo, va bene, la cifra tonda. Vai. Allora, perché sennò devo andare di là e pesarmi, quindi vi dico l'ultima volta che so che era una cifra tonda. Però prima o dopo il gatto in umido? Bella questa. C'è Bella qualcuno che ci è domanda, andato vicino? appesantisce. Enrico. Dai, 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 che ci siete, dai, dai. Facciamo un peso dagli 80 ai 90. Dai, giocatevele in mezzo, gli sparate i numeri fino a quando il primo che lo indovina se lo porta a casa. Scrivete i numeri. Dai. No. 84, Michele Cosenza, bravo. Grande. Grande Michele. Bravo. Andrea La Rocca per mezzo chilo. Per mezzo chilo prima te la sei giocata. Se scrivi 84 era tuo. Per mezzo chilo. Tu stasera non dormi. Incredibile. Grazie, grazie Dani per l'in bocca al lupo, crepi. Bravo Michele, dai che ti sei portato a casa un gran pennellino. Dai Andrea, non t'ammazzare, ti Silver Tip rifarai, di su. montagna ribassato 55 nodo da 24. Bello. Anche il sintetico qua. Bene. Allora, l'ultimo qua rispondiamo e dopo ragazzi io vi saluto perché sono stanco morto. Barista Remen, come sono come saponi? Secondo me sono ottimi, anche adesso sono comunque degli ottimi saponi, quindi vai sul sicuro che non ti deluderanno mica. Evita i balsami, ma gli aftershave alcolici, i saponi sono ottimi. Bene, Bene. salutiamo tutti, no? Simone, che dici? Sì, vi saluto che io pure devo finire il progetto che da consegnare entro dopodomani, quindi c'è un po' da fare. Dai, grazie a tutti quanti che... No, poverino. Che
che mi ave, ci avete fatto compagnia, è stato bello, dai, è stato bello. È un po' meglio dell'altra volta comunque, almeno, dai. Prossima volta ancora meglio. Oh, grazie, grazie per l'accoglienza sul canale, zio. Ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Grandissimo. Ciao a tutti. Iscrivetevi al canale, eh. Ciao ciao!